Motore, partito. Marcello, come here. Ma dici a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Con calibro affascini il tuo cuore. Ebbene, Michelangelo, tu cos'hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è... Ciao ai telespettatori di Roma 1, eccoci nuovamente al Molinari Art Center. Io sono Giacomo Molinari, direttore di questo centro professionale, sito in Roma, via Antonino Losurdo 51. Quindi volevo parlarvi appunto proprio delle nostre attività. Noi siamo un centro di alta formazione in ambito coreutico e non solo. Ci occupiamo appunto, partendo dalla lezione sindacale, per professionisti che diamo gratuitamente soltanto con 3 euro, questo è da dire, mettiamo a disposizione a tutte le persone che vanno in scena nel centro Italia. In più abbiamo tutte le attività accademiche per quanto riguarda il classico, per quanto riguarda il modern jazz e per quanto riguarda il contemporaneo. Poi abbiamo tutte le attività amatoriali con salsa, zumba, tango, tutte le discipline chiaramente caraibiche. Poi abbiamo tutta l'attività di formazione per quanto riguarda la danza. Come ho detto prima, a livello accademico abbiamo classico, l'hip hop, abbiamo il contemporaneo, il modern jazz. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. Nelle nostre molteplici attività volevo comunque portarvi a conoscenza, perché noi siamo reduci da una performance con il corso d'avviamento professionale del Ministero in Canada a Three Rivers. Siamo diciamo andati per la seconda volta, io ci sono già stato due anni fa, l'edizione italiana, chiamiamola così, l'edizione italiana per quanto riguarda Dance and Core, di cui comunque il nostro gruppo che ha partecipato per quanto riguarda la sezione jazz è arrivato primo, ha vinto ed è stato invitato come unico gruppo jazz a questa manifestazione, che è una manifestazione che proprio quest'anno è caduto il ventennale, quindi sono 20 anni che si sta svolgendo questa manifestazione. Per noi è stata una grande soddisfazione, soprattutto comunque per i ragazzi dell'avviamento professionale del Ministero, proprio perché hanno fatto un'esperienza unica nel suo genere e molto a livello curriculare professionalizzante per loro. It's a new dawn and a new day and a new life found me, and I'm feeling good, so good, so good. Diciamo, non finiscono qui le nostre attività, perché noi ci occupiamo anche di teatro, ci occupiamo anche di parte tecnica, ma lascerò praticamente ad Alessandro Candida la spiegazione di quest'altra parte, proprio perché, e qui vado ad introdurre un passaggio molto importante delle iniziative del Molinari Art Center, e qui si è svolta praticamente la prima edizione dell'Hip Hop One che ha avuto un successo non indifferente, e qui lascerei sempre ad Alessandro Candida, che è colui
che ha tenuto diciamo, le redini, che soprattutto insieme a me ha creduto in questo progetto e ha fatto decollare la prima edizione dell'Hip Hop One. Come dicevo, noi non ci fermiamo qui, perché il prossimo anno ci saranno delle grossissime novità, sia in campo tecnologico, in campo artistico, ma anche in campo produttivo. Ciao, io sono Alessandro Candida, il docente di hip hop del Molinari Art Center, e adesso insomma volevo andare a introdurvi quello che cos'è l'Hip Hop One. L'Hip Hop One è una nuova iniziativa, un nuovo progetto che è nato quest'anno assieme al supporto di Giacomo Molinari, con un concept principale e particolare, dove si differenzia dagli altri contest, ma senza andare a sminuire, semplicemente andando a cercare di fare una cosa nuova e diversa. La cosa è consistita nel fatto di cercare di premiare le crew oltre, diciamo, ai soliti criteri di valutazione che troviamo, diciamo, nei contest in giro, che possono essere tecnica, presenza scenica, fantasia coreografica, ma in primis quanto più la coreografia potesse rendere un contesto, che potrebbe essere videoclip, spot pubblicitario, coreografia che potesse andare in televisione. Non a caso c'è stata una preselezione video, dove le crew hanno mandato un proprio video che è stato visionato dalla direzione artistica dell'Hip Hop One, e dove hanno decretato le crew che sono andate in finale. Queste le crew che sono andate in finale si sono esibite live qui nel Molinari Art Center, con il grande supporto del Molinari Technology. Molinari Technology, curato da Alessandro Molinari, direttore della fotografia indiscusso di numerose produzioni televisive, teatrali e quant'altro, e esaminate anche da una giuria composta da coreografi di diverso stile e capitanata da un presidente di giuria che è un regista, Alessandro Tresa. Io ho avuto, diciamo, la fortuna di studiare 4 anni fa, 3 mesi sono stato a Los Angeles, dove ho studiato, insomma, nei migliori centri professionali di pop, e questo a livello professionale mi ha ampliato molto, insomma, la mia visione professionale come ballerino e come coreografo. Mi sono concentrato su uno stile che adesso, diciamo, viene etichettato, chiamiamolo così, Los Angeles Style. Ci sono state molte influenze, e quindi, diciamo, la realtà, che è quella, chiamiamola, antica, old school o underground dell'hip hop, che c'è tuttora, continua ad evolversi e ad andare, ma nello stesso tempo c'è stata una scissione, perché nasce principalmente a Los Angeles e si affaccia soprattutto su tutto il lavoro professionale e commerciale. Commerciale perché non di minore valore tecnico e professionale rispetto a una realtà underground. Tutti i ballerini e coreografi presenti su quella piazza avevano, insomma, la possibilità, sia a livello lavorativo ma anche commerciale, di lavorare in contesti come TV, videoclip, spot, e molto anche con la presenza e con l'afflusso, insomma, dei cantanti che usano i corpi di ballo, cosa che purtroppo, insomma, in Italia è anche molto carente, se non assente. Tra gli artisti che più mi hanno segnato, ovviamente uno sarebbe l'indiscusso, che penso che ogni ballerino
abbia lui come capo espiatorio e come guru che è stato Michael Jackson. Ma a parte lui, diciamo un altro che è un grande artista a parer mio, sia come cantante che come ballerino, è stato Justin Timberlake, e magari negli anni a venire artisti come Neo o come Chris Brown, che comunque si sono affermati sia a livello di cantanti, che comunque sono artisti che sanno reggere perfettamente il palco, come dei grandi artisti insomma dovrebbero fare. Motore, partito. Marcello, come here. Ma dice a me? Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Cosa leggerai? Calibro affascini il tuo cuore. Ebbene Michelangelo, tu cosa hai da dire? Allora dovrei ascoltare queste critiche e farvi dipingere la volta? Fatti non foste a viver come bruti, a perseguir virtù e conoscenza. Musica è